Mauro Callini, non so, dopo così, la carrellata che ci ha fatto Franco Monaco, io sono rimasto ancora colpito dalla prima impressione che ho avuto da Bergoglio, no? Cioè, nessuno prima di Bergoglio aveva avuto il coraggio di chiamarsi Francesco. Francesco che richiama chiaramente a San Francesco, no? E pare che anche di San Francesco ne segue l'esempio, anche in quello che abbiamo sentito stasera, no? Composizioni chiare e precise, con il clero e anche con i potenti. All'apertura della conferenza episcopale, no? Della CEI, Bergoglio ai vescovi diceva: "Non restate seduti sotto il campanile, lasciando che il mondo vada dove gli pare", ma invitava i vescovi appunto a seguire il mondo, a non stare tranquilli nella propria quotidianità, no? Un invito a sfuggire alla mediocrità, in altre parole, no? Ecco, oltre ad essere un invito ai vescovi, mi sembra un invito esteso proprio a tutta la politica italiana, no? Il tema di stasera è la politica italiana. Politica italiana sia ai politici italiani, sia a quelli che hanno avuto anche la fortuna di essere alle 7 del mattino a messa a Santa Marta, no? Col Papa. Almeno vi ha fatto svegliare presto, eh? A parte quello, Fortuna, tra virgolette, insomma. Però forse è rivolta anche ai politici di chi fa politica a qualsiasi livello, da quella più alta, diciamo così, ma anche alla politica che facciamo sul territorio.